Bentrovati a questo appuntamento con lo speciale TG8. Oggi abbiamo due ospiti, loro sono una coppia ormai da tanto tempo, non possiamo parlare di un lui e una lei perché sono due lui e spieghiamo anche il perché. Con noi sono Salvo La Rosa, grazie per essere qui con noi, Grazie a te Antonello, buonasera a tutti. e Enrico Guarneri, meglio noto come Littero, grazie anche a lei per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Una coppia dal 1998-99 all'incirca? Sì, televisivamente parlando, sì. Ci eravamo incontrati qualche tempo prima al Polifemo d'Argento, premio storico che si faceva a Zafferana sino a qualche anno fa. Io presentavo, c'erano tantissimi ospiti importanti e premiammo anche questo attore cabarettista che cominciava ad avere anche un discreto successo a livello regionale, quindi lo premiammo in quell'occasione, ci siamo conosciuti, poi ci siamo perduti per qualche tempo, quindi ad un certo punto Romano Bernardi mi disse: ma perché non inviti ad Insieme, che già era diventato un programma di un certo successo, quell'attore che hai conosciuto a Zafferana? Io gli dissi: fammi chiamare perché non ho i numeri. Ci siamo ritrovati e da lì è cominciato il grande, meraviglioso fenomeno di Litterio. Ed è proprio a Zafferana che è cominciato, insomma, questo personaggio che è stato conosciuto dai più perché c'era una diretta televisiva in quella Sì. occasione, e da lì poi è avvenuto tutto il Il personaggio resto. esisteva già da un anno prima, esisteva e circuitava un po' nei teatri. Facevo uno spettacolo, infatti questo fu il motivo per cui arrivai al Polifemo d'Argento. Iannuzzo faceva nord e sud e io facevo da apripista. Facevamo un'ora io e un'ora lui, e di questa mia ora più di una buona mezz'ora era appunto c'era Litterio sul palco. Doveva essere in qualche modo un personaggio che doveva durare poco, insomma soltanto un periodo, e poi invece è esploso e quindi è rimasto, o c'era già un'idea, insomma, di continuare a fare questo personaggio? Guarda, io non credevo, non pensavo che il personaggio potesse durare tanto tempo. Qualcuno addetto ai lavori, magari più anziano all'epoca di me, però mi disse nel sentirlo la prima volta: non lo mollare perché questo personaggio è straordinario, questo personaggio entra nel cuore e nella testa delle persone. E devo dire che poi i fatti hanno dato ragione a queste persone. Una coppia che sta spesso insieme in televisione, è una coppia che si frequenta anche al di fuori della televisione, vi sentite spesso, Abbastanza, andate in abbastanza, vacanze devo dire. insieme, le vostre famiglie si incontrano. No, devo No, dire che in vacanze insieme non andiamo, però ci noi ritroviamo, ci sì, sentiamo ci spesso sentiamo spesso, sì. telefonicamente, E così come vanno le poi cose. siamo spesso insieme per lavoro e, come ti dicevamo prima, sono meravigliosi i nostri viaggi, Sì. no? Quando ci spostiamo da una parte all'altra della Sicilia. Viaggio in E pulmino e sì. voi due volete stare sempre davanti. Sì, perché soffriamo un po' il mal d'auto, quindi vogliamo stare davanti. Per fortuna il pulmino ha tre posti davanti, c'è quello dell'autista, poi ce ne sono altri In due, mezzo chi si lui. mette? Sempre, ma Si per sente, scelta o forse si no, è sente più capitato connotato. così, è No, no, capitato è capitato così fin così. dalla prima volta, quindi non ci siamo. Sant'Affio, San Cirino e Filadelfo. Esatto. Sono viaggi spesso lunghi E perché come voi no? vi muovete in lungo e in Perché è largo grande della la Sicilia. Sicilia è grandissima. La settimana scorsa proprio siamo stati a Marsala e per arrivare a Marsala ci sono quasi 4 ore Quasi di 4 ore pulmino, di pulmino. quindi vai e torna, sono 8 ore, per cui veramente ti puoi Capito? raccontare la vita, no? In queste Certo. 8 ore. Quanta improvvisazione c'è poi nei vostri interventi televisivi? Tanta. Tanta, tanta. Il signor La Rosa mi chiede all'inizio dello spettacolo di cosa parli, di cosa parliamo, cosa è successo a Litterio. Io gli dico: Litterio è andato questa settimana in discoteca. Basta, da quel Sì, momento lui ha un canovaccio io ho un preparato, canovaccio preparato e ovviamente. lui comincia a chiedere: ma allora ho saputo cosa è andato in discoteca? E da questo comincia poi. Ma ogni tanto fate delle prove, che ne so, magari quando vi incontrate per altro, viene fuori Ma un'idea. guarda, quando facciamo Litterio Story, che è un Sì. po' più teatrale e prevede anche la partecipazione di altri attori, qualche prova è necessaria Sì. perché lì c'è, diciamo, C'è un proprio qualche copione. battuta da seguire, un copione da seguire. Quando siamo insieme No, proviamo molto difficilmente. poco, proviamo molto poco. Preferiamo improvvisare perché diventa tutto più naturale, diventa tutto più vero e il pubblico se ne accorge. Peraltro spesso riproponiamo anche perché è Sì. necessario farlo delle vecchie gag, delle vecchie scenette,
che diventano nuove perché poi c'è qualcuno tra il pubblico da prendere in giro, o comunque da coinvolgere, c'è qualcosa che lui ha magari in faccia o comunque in qualche movimento che io colgo, qualche sua battuta particolare che io sottolineo, qualche suo strafalcione soprattutto. E quindi tanta televisione, tante piazze e anche, come dire, delle incursioni, tra virgolette, all'estero, perché siete stati in Australia, in Germania, in Svizzera, dove vi accolgono sempre con grande calore. Grandissimo calore, bisogna, soprattutto in Australia, perché oggi dire che sei emigrato in Svizzera o in Germania sicuramente è così, però insomma, ti pigli un aereo, nel giro di un'ora e mezza sei a Catania. In Australia non è così, quindi in Australia noi abbiamo incontrato persone che da 7, 8, 10 anni non venivano. E quindi appena ti vedono, ma veramente vedono un pezzo della Sicilia, ti toccano, ti odorano per vedere se porti l'aria della Sicilia, è una cosa fantastica, che in Svizzera e in Germania è molto più leggera. È vero che c'è stata una pizzeria in Germania che un po' di tempo fa, insomma, ha avuto grande successo perché organizzava, come dire, una pizza nel corso della trasmissione. Guarda, insieme è successo che c'era una sorta di biglietto d'ingresso. Esatto, è successo che quando ancora non c'era neanche internet e quindi non c'era lo streaming o c'erano i primi collegamenti e comunque non c'era il satellite, quindi Insieme era relegato solo al territorio regionale col segnale di Antenna Sicilia, io incontrai proprio durante un nostro spettacolo in provincia di Caltanissetta una persona un po' avanti negli anni, sì, che mi disse: signor La Rosa, lei e il signor Litteri mi avete fatto diventare ricco. Per cui io gli dissi: scusa, spattevo, no, per dire, che è successo? E mi raccontò che lui aveva una pizzeria col figlio, con la famiglia in Germania, la sorella dalla Sicilia gli mandava ogni mese, ogni due mesi, i VHS con la registrazione di Insieme e soprattutto delle nostre scenette, delle nostre gag. Lui comprò un maxi schermo, prese un videoregistratore e una o due volte a settimana, adesso non ricordo, faceva questo appuntamento siciliano con i tantissimi siciliani che vivevano dalle sue che parti, funzionava. Che funzionava, perché se la pizzeria faceva 100 coperti, quel giorno ne faceva 200, anche di più, e quindi era contento di questo. Magari adesso continuerà però col segnale satellitare, chissà. Sono passati 20 anni, perché la prima puntata di Insieme, 11 novembre 94. Nel 94, all'interno di una pizzeria, si sentivano i rumori, io mi ricordo, come anche no, delle posate. No. Fu una bella esperienza con questo unico difetto, cioè il rumore di sottofondo, che era inevitabile, perché veniva il pubblico, lavoravano. Loro mangiavano, i camerieri e il personale del locale lavoravano, per cui un po' di brusio c'era. Era un reality reality. Era un reality, forse. Fu una sperimentazione. Fu una sperimentazione che funzionò, soprattutto nei giorni magari in cui c'era qualche artista più conosciuto, perché nei primi due anni era più talk, era più parlato, poi dal terzo anno in poi diventò più spettacolo, più show. E la grande fortuna fu trovare questo teatro delle Ciminiere, che segnò la svolta poi d'Insieme, perché da lì diventò uno spettacolo vero e proprio, e sino al 2008 siamo state le Ciminiere, dal 2008 ad oggi siamo invece al teatro ABC. È una trasmissione dove anche il pubblico in alcuni casi diventa protagonista. Diciamo in tutti i casi, sai, il pubblico è fondamentale, perché la risposta del pubblico sul posto per un attore, per il presentatore, per un artista è fondamentale, ti carica, ti fa capire che la gag sta andando bene, ti fa capire che la gag sta andando male. A volte noi anche in corso d'opera, mi capita spesso di farlo, certo, sterziamo, cambiamo argomento, da una battuta passiamo a un'altra, da una gag a un'altra, e il pubblico è fondamentale, perché spesso, diciamo, diventa anche protagonista del lavoro, perché lui scende dal pubblico, parla con loro, lo facciamo insieme e così. Poi c'è grande accoglienza nei posti dove andate, è vero che vi hanno portato a mangiare nella casa di una parrocchiana una sì, sera? Sì, una volta in un paesino molto piccolo, ma piccolissimo, provincia di Messina, sì. No, in provincia di Messina, il parroco, che era un grassone bello, rubicondo, sì, ci portò a casa di una parrocchiana, la quale ci fece trovare la tavola imbandita con tutte le specialità del luogo. Significa patria da spezzata, da mortadella a pezzi, mozzarelle, olive, cose. Poi ci disse, appena arriviamo, se volevamo fatta la pasta, sì, perché aveva anche preparato il sugo. Noi dicemmo di no per la pasta, però insomma abbiamo mangiato. Salame molto gradito da Salvo La Rosa, perché sappiamo, io insomma, amo il salato e amo i salumi. Trascorso, sì, amo i salumi, sì, gli rovinai tutto.
tutta la suppizzata sì. Alza Rosa, sì. Ma è vero che una sera una... E l'ho presa a morsi, giusto per chi non lo sa, insomma, ero piccolino, però ero un bambino. È vero che una sera c'è stata una signora che vi ha preparato anche le polpettine al come sugo? Come, la polpetta al sugo, sì. Ma guarda, questo succede solo in Sicilia e tutti gli ospiti nazionali che vengono a lavorare con noi rimangono ogni sera esterrefatti da questa situazione. Cioè a Milano, in Lombardia, in Veneto, non potrebbe accadere mai. Noi ci siamo spogliati e ci siamo cambiati veramente dappertutto, a casa delle persone, nelle sacrestie delle chiese, sopra i camion. Sì. Una volta abbiamo trovato uno spettacolo sul cassone. Esatto, il cassone del camion, non avevano palcoscenico, non avevano possibilità di sistemare. Messero due tir, una accanto all'altro, le sponde abbassate. E abbiamo fatto spettacolo sul cassone del camion. Quindi, ma questo veramente può accadere solo in Sicilia. Ma il ruolo delle vostre famiglie, della moglie Daniela e poi i figli Gianluca e Giuliano, lei è una famiglia molto allargata, molto numerosa, sì. Insomma, leggo Claudia, Gianluca, Peppe, Riccardo è il più piccolo, Claudia sì. la più grande, Claudia è già mamma di un ragazzo, Gianluca due volte papà, Peppe pure papà, Riccardo è piccolo. Quindi se quattro volte nonno, esatto, questo vogliamo dire. Quattro volte nonno. Ecco, c'è in qualche modo la partecipazione della famiglia, anche suggerendo qualche spunto per qualche scenetta in televisione, no, per qualche sketch? No, la partecipazione della famiglia è nel chiedere informazioni. Se lo spettacolo fatto l'anno prima me l'avevano pagato. No, io devo dire che i miei due figli, soprattutto il grande che insomma si occupa di cinema e quindi in qualche modo, anzi è assolutamente nel campo artistico, i miei due figli mi seguono molto poi su internet, no? Sì. Loro vivono a Roma, quindi sai, su Facebook, su YouTube oppure su questo nuovo canale che è insiemechannel.it dove mettiamo tutte le gag, tutte le scenette, tutti i momenti artistici dei nostri ospiti, loro guardano, seguono, poi essendo ragazzi si appassionano molto alle sue battute, a quelle di Giuseppe Castiglia, insomma mi seguono in questo modo e soprattutto Gianluca qualche consiglio, qualche critica la muove, per carità, assolutamente sì. Chi fa il vostro mestiere, ma anche chi fa il mestiere di giornalista, diciamo chi usa la voce, deve fare in modo di cautelare la propria voce. In un'altra puntata abbiamo raccontato che Salvo La Rosa fa uso della sciarpa anche a come casa, no? Insomma, sistematicamente. Guarda, ce l'ho anche oggi la sciarpa che c'è Usuli. No, beh, io sono un po' esagerato, sì. Lo ammetto, mia moglie mi tortura la vita perché io sono esagerato al contrario. Mi prende in giro. Lui invece sì, così, un po' superficiale. Da questo punto di vista, non ci faccio caso, ma non ci faccio caso perché io muovo il mio pensiero dal fatto che se tu hai un problema alle tue corde vocali, per carità, stiamo parlando sempre di problemi tra virgolette, diciamo che hai questa parte del tuo corpo più suscettibile ad ammalarsi o più debole, ce l'hai, ti puoi mettere tutti i sciarpe da mondo, puoi fare tutti i gargarismi del mondo, ce l'hai. Se al contrario è una parte solida, però hai problemi, che so, alle ginocchia, le corde vocali. Sì, certo, non si può esagerare, non devo fare un shampoo e uscire fuori con la testa bagnata e da folle. Lui, per esempio, a volte si dimentica il giubbotto. Ecco. Questo capita d'estate, sai che si parte col caldo sì. Di pomeriggio e quindi poi parti con la magliettina, no, ma poi torni, soprattutto da questi paesi che molto spesso sono anche in montagna. E a mezzanotte e mezza c'è il risino, insomma c'è l'umido, c'è il freschetto. Finisce lo spettacolo, sei tutto sudato, hai tutta la nuca sudata. E lui si accorge di avere dimenticato. Bisognerebbe avere per esempio un asciugamani, certo. Una cosa che io spesso non ho e allora però mi do da fare, insomma vedo un giubbotto appeso. Cioè, vai, camane, caro giubbotto. Cioè, insomma, cade sta mangiando. Pratica ancora sport, so che si interessa di calcio, anzi, il calcio lo guarda, ciclismo e tennis. Ciclismo. Faceva o fa anche 70 km, mi dicono. Allora, io voglio fare, apro una parentesi sul ciclismo. Il ciclismo non è uno sport normale, il ciclismo è una filosofia, il ciclismo è, non c'entra con tutti gli altri sport, sì. Perché nel ciclismo c'è ecologia, naturalismo, stare all'aria aperta, la predisposizione al martirio. Il ciclista nel momento che esce di casa, bello, tutto azzizzato, sistemato, vestito da ciclista, prende in forca la bicicletta e parte dicendo: ora me ne vaio da chianata di lavinaio. E ti fai 20 km per arrivare lì dove ci sono 600 metri mortali e tu di 20 km cammini e sei contento che stai innocciato. Poi a metà salita
rifletti, ma mia, come faccio fare? Fa fare il giro, insomma, scegliere. Poi, ma no, ma io poi è disonorevole, poi la notte non dormi, l'indomani mattina. Quindi il ciclismo veramente... Cioè, ma è vero che una volta è rimasto a piedi, ha chiamato a casa, ha detto venitemi a prendere, è venuto un vicino? Sì, ho chiamato mia moglie, dico, di per favore a Lorenzo, se cortesemente, visto che era di domenica e non lavorava, se mi viene a prendere. Io vieni, camaglia, abbiamo caricato la bicicletta... Perché non sono riuscito a cambiare il copertone, il tubolare. Ma uno dovrebbe essere esperto in tal senso. Io non ci avevo manualmente nulla. Ma di solito si va in gruppo? Insomma, si dovrebbe persone. Andare in gruppo anche perché, proprio per questi motivi, queste problematiche, che succede una cosa del genere, c'è chi è più esperto. Però in gruppo poi è pericoloso perché involontariamente si blocca il traffico, quindi clacson, la gente che si innervosisce, cominciano a fare segni, chi lo risponde, share, cose, insomma, ecco. È meglio evitare. Evitiamo. Spettacolo a Palermo, serata di pioggia, sì, voi in provincia di Palermo sì. Siete stati costretti a uscire più volte sul palcoscenico, a interrompere lo spettacolo, e più volte avete dimenticato dove eravate arrivati. Non solo quello, intanto abbiamo sempre ritrovato il pubblico presente, perché quando cominciava a piovere il pubblico si allontanava, spariva, si ammucciava sotto bar, i portici, nei bar, sotto i portoni, dentro i portoni. E quindi noi pensavamo, adesso ritorniamo appena smette, come a trovare, e invece li ritrovavamo. Sì, certo, poi alla seconda interruzione, alla seconda ripresa, sul palco ci siamo guardati, dove eravamo rimasti? Non eravate, perché avevamo cominciato una cosa e qualcuno dalla sala ci disse, già chi sta registro? Sì, appunto, allora, diventò una cosa comica, perché era lo stesso pubblico che ci guidava in questo spettacolo strano, che però siamo riusciti a portare a termine regolarmente dopo con due interruzioni. Con lo stesso numero di pubblico, non cambiò nulla per tutta la serata. Sì, ma lei da ragazzino pensava di dover fare questo poi nella vita? No. Io ero famoso all'età di 17-18 anni per una frase, aspetto gli eventi, perché mi si vedeva, una volta diplomatomi, mi si vedeva sempre in giro, senza fare niente, parcheggiato in un bar di San Giovanni alla Punta, che oggi non c'è più, si chiamava 15-18, questo bar. Ero lì davanti, ci passavano amici, amiche, ma che sta facendo? Aspetto gli eventi, e poi gli eventi sono arrivati, insomma. Eventi, insomma. Meno male. Eventi importanti. Ma ha fatto anche dell'altro, però, insomma, prima di far presa. Sì, certo, io sono geometra, quindi ho lavorato, poi ho lavorato, io ho lavorato per 21 anni come impiegato. Infatti, quindi quando si parla di capo carriola, no, insomma, è assolutamente legato al suo lavoro precedente. C'era nel suo cantiere un personaggio che somigliava molto a Litterio, uh-huh. E lui da lì ha preso lo spunto, poi lo chiamò Litterio inventando il nome, gli trovò questo dialetto che esiste veramente in Sicilia, nella zona di Piazza Armerina, Adrano, insomma. Sì, muove da Randazzo. Da Randazzo, però anche, è simile a Nicosia. E anche sì, anche un po' a Nicosia si parla questo dialetto, e quindi il capo carriola c'era, e lui, geometra edile, scoprì questo suo collega. Forgiai questo termine, che era molto che comunque non esiste. Capo carriola non esiste. Capo carriola non esiste, certo. No? Mentre Salvo La Rosa pensava di fare quello che fa, perché già da ragazzo muoveva e sognava di fare. Sì, sperava e sognava di fare questo. Io te l'ho detto anche l'altra volta, mi ritengo, come diceva Giovanotti, un ragazzo fortunato, perché sono riuscito a fare quello che volevo fare da ragazzino. Questo è importante, perché poi mi sono riuscito a ritrovare nei miei sogni di ragazzino. Devo dire che la scuola dei Salesiani in questo è stata utile e importante, perché mi ha permesso di fare il teatro ai Salesiani, di presentare le recite, di organizzare gli spettacoli, e da lì poi è nata poi tutta questa carriera, che è approdata prima al Giornale alla Sicilia come giornalista, poi ad Antenna Sicilia come giornalista di telegiornale, giornalista sportivo, e quindi ad Insieme sempre ad Antenna Sicilia. Ma devo dire che la scuola è stata fondamentale, e ripeto, faccio quello che volevo fare. Infatti ho anche una carriera universitaria un po' particolare, prima in medicina, poi scienze biologiche, insomma mi sono laureato alla fine, ma è una laurea che non ho mai utilizzato. È uno spettacolo, una sera arrivate in pullman, lei scende dal pullman, qualcuno le dice c'è una persona che l'aspetta da tanto tempo, e chi è questa persona? C'è quel signore di fronte, il signore la vede, e va verso di lei con la mano tesa e il sorriso sgargiante, arriva da lei... Mi stringeva la mano, tanto che sembrò una morsa, sai, da dei Ferrari, dei Fabbri. Mi strinse la mano, poi mi abbracciava, mi rese due pacche sulle spalle, e mentre mi baciava mi disse a lei:
solo a mangiare non c'era erato, ma ogni sera è a mia casa. Ma me lo disse con un affetto, con una cosa che... Ah, bellissima soddisfazione. Sì, sì, è molto bello, perché il pubblico... Sì, qua si parla di amore allo stato puro. Sì, il pubblico te lo dice. Senza... Un'altra signora di mezza età, molto simpatica, eravamo ad Adrano, a fine spettacolo mi incontrò vicino al palco, mi disse: lei signora La Rosa è molto bravo, è simpatico, ogni sera mi tiene compagnia, però le devo dire una cosa particolare che mi sta a cuore, lei è meglio... da vivo, signore, meno male, ma questo rientra proprio nel rapporto molto bello che si è instaurato per fortuna col pubblico. Una caratteristica del personaggio Litterio è la giacca e la scuzzitta, sì, la classica scuzzitta, sì. Ma quella che usa è quella che gli ha regalato un parroco. La scuzzitta, una sera lei l'aveva dimenticata, sì, e chiesto al parroco di prestarla. Credo che eravamo, non so se a Villa Rosa, non mi ricordo dove, e dimenticai la scuzzitta. E un parroco, cioè chi organizzava la serata, si diede da fare pensando che doveva nel paese esserci un ufficiale dell'esercito che aveva la scorsitta, e non lo trovarono in casa, sì. Poi si ricordò del parroco, che poi è chiedo originale, perché la mia scorsitta originaria è blu, quindi chi dà del parroco è blu, quella dell'ufficiale è nera. Sì. Andò dal parroco, il parroco me la prestò. Alla fine, quando io andai per restituirgliela, assistette allo spettacolo, e mi disse: guardi, gliela regalo, perché mi ha fatto divertire, non ha detto male parole, quindi gliela regalo. Ma è vero che gli hanno regalato anche due giacche? Due giacche, due signore. Quindi per l'abbigliamento, cioè per il personaggio, non ha problemi. Sì, però sono chiama i mariti sicchi, mi erano dei mariti. o forse dovresti dimagrire un po' tu. Un marito di 5-6 kg. Sì, vabbè, è così. Sì, sì, riesce ancora a vedere due film a sera oppure no? Sì, no, due film a sera non più, anche perché poi dopo il cinema mi piace stare con i miei amici che mi hanno fatto compagnia al cinema, e con mia moglie anche in pizzeria, insomma, a mangiare qualcosa. Questo è il mio divertimento. Però il cinema mi piace sempre moltissimo, e almeno un film a settimana, quasi sempre due, spesso tre, quindi venerdì, sabato e domenica riesco a vederli, e mi impegno a vederli perché mi piace molto, così come mi piace il teatro, però il cinema per me è una passione ancora più forte, e forse l'abbiamo trasmessa a Gianluca, perché anche mia moglie ha la stessa passione mia. Avete qualche rimpianto rispetto, insomma, a quello che avete fatto, a quello che fate? No, noi siamo non aver usato qualcosa. Allora, noi due siamo tutti e due un po' pigri, lui forse ancora un po' di più. Io sono imbattibile, sono campione mondiale di pigrizia. Non sul lavoro, perché evidentemente... Non sul lavoro, tutto quello. Per cui la vita frenetica nella quale mi sono ritrovato di colpo, vuoi Litterio, vuoi gli impegni teatrali, che diventano sempre più importanti, sempre più lunghi, mi costringono a fare una vita che non mi appartiene. È come se tu obbligassi... Chissà, cioè, per fare un esempio, un canguro a fare 300 metri ogni anno strisciando, senza saltare, hai capito? O una tartaruga 100 metri ogni anno su due piedi, magari si allena, gli sa fare, però insomma la fatica che gli costa, però c'è la gratificazione, c'è la grande soddisfazione. Ma del resto è così, se non ci fosse la gratificazione e il successo, non ci sarebbe lo stress scatenato dal successo. Perché se non c'è successo, nessuno ti chiama, nessuno ti vuole. È vero. Nessuno dice. Sai cosa c'è, secondo me, anche in entrambi? La soddisfazione di avere creato qualcosa di importante in Sicilia, cioè nella nostra terra, per i siciliani. Non c'era tutto questo prima, francamente. E il fatto che da 20 anni ci sia un programma come Insieme, che fa uno spettacolo quotidianamente per 7 mesi all'anno, anche con ospiti importanti e con tanti artisti siciliani di livello, e che ci sia un fenomeno come il signor Litterio, il signor La Rosa, che dopo 15 anni ancora riempie le piazze ed ha un seguito così importante in Sicilia, è una gratificazione importante. Io volevo dire, ci tengo a dire una cosa per avallare questo discorso: non c'è alchimia, cioè non è che io sono il figlioccio di Mago Merlino, certo, e Iddo è un figliozzo da sega per cui abbiamo fatto, no, questa è la testimonianza che il pubblico in senso lato, pubblico televisivo, pubblico dal vivo, pubblico teatrale, vuole la professionalità, vuole vedere, adesso uso un termine, però vuole vedere il talento. Perché se il talento c'è, la gente ci sta. Se il talento non c'è,
L'agenda non ci sta. Quanta autocritica c'è in voi? Perché poi è importante criticarsi. C'è. Noi parliamo molto di quello che facciamo anche durante le nostre lunghe escursioni e i nostri lunghi viaggi. Ne riparliamo. Se qualcosa vediamo che va meno bene, ce ne accorgiamo. Sì, questo ci compete. Il problema, sai qual è? Il problema è non in quello che tu fai e che hai fatto ormai è conclamato. Il problema è in quello che devi fare. Come fare, sì, esatto. Cosa fare, come evolversi. Per chiudere, cosa direbbe il signor La Rosa e cosa direbbe Litterio? A chi? A lui? Vabbè, mi fa ridere. Si è detto Kim Gunda la prossima volta, così cominciamo a preparare davanti all'amico che ha sbagliato sede, allora ti contiamo quello che è successo prima, che lui se n'è andato alla vecchia sede di Teleioni che mi chiamavo. Ma non c'è nudo, ma qua non c'è nudo, che mi resisti? Ci sono anche un ci sono qua a Via Teseo, si vede che cacciano sede. Io lo sapevo, io vengo dal paese. Lui viene dal paese. Sì, la domanda che mi fanno sempre tutti quando mi vedono da solo, un neo signor Litterio, ci rispondo, o paese, io non può scendere perché sono mugliere crocifissa, no fa nascere. Va bene, grazie a te, di essere stati ospiti di Speciale TG8, grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, appuntamento alla prossima volta.